Ora si registrerà la conferenza. Allora, buonasera. Questa è un'altra delle teleconferenze che facciamo per il problema coronavirus. Dobbiamo fare questi incontri qua in via telematica. Bene, oggi il tema di questa serata è visita virtuale al planetario, movimenti apparenti del cielo. Queste teleconferenze sono organizzate dal GAD sulla piattaforma dell'Unione Astronomi Italiani, con la quale siamo collegati per fare queste teleconferenze. Vi ricordo che ne abbiamo già fatte diverse. Se guardate qua in basso, abbiamo fatto una sui pianeti extrasolari, una su buchi neri e onde gravitazionali, il Sole, poi astronautica, pianeti del Sistema Solare. La settimana scorsa abbiamo fatto corpi minori del Sistema Solare. Oggi questa è visita virtuale al planetario, movimenti apparenti del cielo, e fra 2 giorni, cioè sabato, l'UAI farà una trasmissione non stop, nella quale si collegheranno diverse associazioni italiane. Io farò un intervento, credo intorno alle 21:40, che durerà 15-20 minuti, tanto per cambiare sui pianeti extrasolari, perché mi hanno chiesto di fare questo, quindi faremo questa cosa. Questo ve lo dico perché ancora non tutti lo sanno che ci sarà questa cosa, e quindi ne approfitto per informarvi. Bene, andiamo avanti. Ecco, prima di iniziare la conferenza volevo farvi vedere un paio di cose che sono recenti, nel senso che questa è quella sequenza di immagini che durante la teleconferenza dell'altra volta, che si parlava di corpi minori del Sistema Solare, avevo ripreso col telescopio questo asteroide che si chiama 527689998 OR2, che è quello che ieri era passato alla minima distanza dalla Terra, che poi a minima distanza sono 6 milioni di oltre 6 milioni di chilometri. Io l'avevo ripreso una settimana fa, quando era comunque sempre vicino alla Terra, ma non così vicino come è accaduto ieri. Quindi vi faccio vedere perché durante la conferenza avevo proprio fatto vedere questa sequenza di immagini, che adesso poi ho un po' elaborato, un po' diciamo completato nel migliore dei modi, e si vede questo asteroide velocissimo che cammina fra le stelle, e quindi si vede dalla velocità, una grande velocità, perché questa sequenza è durata circa un'ora e mezzo. Quindi in un'ora e mezzo questo asteroide, almeno una settimana fa, aveva fatto circa mezzo grado, dicevo. Quindi è mo molto veloce. Poi c'è una seconda immagine che voglio farvi vedere. Questa è stata realizzata ieri dal nostro Andrea Nicotera del GAD con un Newton 200 mm, che è un telescopio nuovo appena comprato, e queste sono le primissime immagini, e forse la prima immagine che ha fatto. È bella perché considerando con cosa è stata fatta, cioè lui ha accostato lo smartphone al fuoco del telescopio Newton, e di solito queste foto non vengono benissimo. Invece in questo caso mi sembra di dire che è andata molto bene. Quindi bravo Andrea. L'ho fatta vedere solo perché è un'immagine di ieri della Grazie Luna. Claudio. Ah, prego,
È un'immagine della Luna che riprende proprio la fase in cui era ieri la Luna. Siamo quasi al primo quarto e quindi qua vedete molti particolari, molti fatti, diciamo, sono saltati fuori molto bene, i mari, insomma, è una bella fotografia. Ora però parliamo dell'argomento di questa sera, quindi visita virtuale al planetario. Il planetario è già uno strumento di per sé virtuale, nel senso che anche quando i nostri amici del GAD, quando vengono al planetario, hanno visto proprio fisicamente il planetario e si saranno resi conto che questo è uno strumento che ci fa vedere una simulazione del cielo, cioè quello che dal nostro punto di osservazione noi riusciamo a vedere del cielo. Io ho scritto: i nostri sensi sono ingannati. In effetti, questa sera vedremo che è proprio così. Sono ingannati perché sono condizionati da tantissimi fattori e che se non consideriamo, diamo per scontato che magari quello che vediamo è reale e invece in tanti casi non è assolutamente reale, ma va interpretato. Bene, quindi ci dobbiamo chiedere, quello che vediamo è reale o apparente? E questa è sempre la domanda che noi ci dobbiamo fare quando guardiamo il cielo, non solo al planetario, ma anche quando proprio guardiamo il cielo, quello vero, quello che sta sopra le nostre teste, insomma. Allora, questo è il planetario. Oggi diciamo che probabilmente l'aspetto del planetario di oggi, io non è che l'ho visto perché siamo tutti chiusi in casa, però sicuramente è questa stanza vuota. Di solito qua sono seduti tanti bambini o comunque esponenti del GAD. Consiste in uno strumento che vedete qui al centro e dove c'è questa sfera. E sopra c'è una cupola. Ora, come funziona? Questa sfera all'interno ha una lampadina, ci sono tanti forellini praticati sulla sfera in corrispondenza della posizione delle stelle. Quindi questa lampadina attraverso i forellini manda fuori la luce e la proietta sulla cupola. Ovviamente dovete immaginarvi tutto l'ambiente buio, altrimenti le stelle non si potrebbero vedere. Tutte queste altre cose qui sono strumenti accessori che servono comunque sempre per visualizzare le simulazioni che poi si vanno a fare sul planetario. Ci sono stati durante questi anni tantissimi bambini che sono venuti da tutte le scuole, anzi, vi vorrei far vedere a questo proposito questa pagina qui, dove potete vedere qui. C'è l'elenco proprio delle scuole che sono state fatte, che io personalmente ho fatto durante questi ultimi anni qua, e potete vedere che è un elenco interminabile di classi che sono venute ad assistere a queste lezioni planetarie. Naturalmente ci sono tutte le scuole, ci sono scuole medie, c'è il nautico, ci sono scuole elementari, addirittura asilo. Se andiamo a vedere qua in fondo, dove poi questo calendario si interrompe, vedete che siamo al 12 marzo 2020. E 12 marzo 2020 perché poi dopo le scuole le hanno chiuse. Come vedete, qui c'è una scuola dell'infanzia, quindi un asilo addirittura. Qui c'è una scuola elementare, qui c'è un liceo, qui una scuola media, quindi praticamente sono venuti tutti. Io ho fatto il calcolo che durante questi anni qua sicuramente sono arrivati al planetario 20.000 bambini, 20.000 studenti, cioè bambini, insomma, bambini se sono piccoli, ma poi essendoci anche scuola superiore dobbiamo dire ragazzi. Bene, questo per dire l'attività che stiamo facendo da anni al planetario. Di solito
quando si fanno queste cose faccio anche delle proiezioni sul muro perché non ci sono schermi, però servono per introdurre un po' tutto il discorso che poi si andrà a fare al planetario. Andiamo avanti. Ecco, prima vi dicevo che il planetario è uno strumento che ci fa vedere una simulazione. E in pratica ci fa vedere quello che noi dal nostro punto di osservazione possiamo osservare. Adesso mettiamoci in un altro ambito, cioè guardiamo le stelle che sono vicine al Sole. Questo è il Sole. Vicino al Sole vedete che ci sono le stelle vicine, cioè c'è Alfa Centauri, c'è Dx Campi, c'è 61 Cygni, ci sono queste qui che sono, Alfa Centauri per esempio sta a circa 4 anni luce da noi. Altre stelle sono a 6, 8, 10 anni luce, comunque sono tutte qua nei dintorni. Allora, il punto di osservazione nostro è questo. Però dobbiamo anche pensare che se io fossi a osservare in un'altra stella, per esempio, facciamo il caso di 61 Cygni, allora uno che sta qui, se guarda verso il Sole, inevitabilmente lo vedrà proiettato qui, dove ci sono queste stelle, e non avrà assolutamente cognizione del fatto che il Sole è più vicino a lui che non queste stelle. Poniamo che queste sono stelle distanti e questa è una stella vicina. Però guardando il cielo lui vedrà il sole come se fosse insieme a queste stelle qua. Del resto anche noi guardando verso 61 Cygni, ovviamente queste stelle qua non le vediamo perché ci stanno dietro di noi e qui vedremo altre stelle. Facciamo finta di essere invece su quest'altra stella di Dx-Camp. Bene, questi eventuali osservatori che fossero qui su questa stella vedrebbero il Sole non dove lo vede 61 Cygni, ma questo altro gruppo di stelle, perché la sua posizione è questa. E allora c'è da chiedersi, va bene, noi allora se guardiamo Alfa Centauri cosa vediamo? Beh, vediamo qua sotto, ovviamente. E se Alfa Centauri guarda noi? E ovviamente lui vedrà il sole qui, in mezzo alle stelle che sono qui. Quindi avete visto che da tre posizioni differenti il sole si vede in tre posizioni differenti. Mettiamoci nei panni di uno che sta su Alfa Centauri. Ora, questa noi, per noi la costellazione di Cassiopea, vedete questa W doppia, che noi riconosciamo le stelle Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Sono le stelle di Cassiopea, è una W doppia che sappiamo che si trova grosso modo dalla parte opposta rispetto alla polare di quanto non si trovi il grande Carro. Quindi noi siamo abituati a pensare alla Cassiopea come questa costellazione qui. Ma uno che sta su Alfa Centauri, come la vedrà Cassiopea? Ecco come la vedrà. Ci sarà anche il Sole qua. Perché da Alfa Centauri il Sole si trova proprio qui dentro alla costellazione di Cassiopea. Per cui un ipotetico osservatore su Alfa Centauri non vedrà più la W doppia, ma vedrà questa specie di zigzag che vedete qua. Questo per dire che è importante proprio sapere da che punto si osserva e sapere che se ti metti da un'altra parte vedrai un'altra cosa. Allora, all'inizio tutti quanti si erano messi al centro, perché era la cosa più comoda e anche quella più semplice. Tolomeo ha costruito tutta la sua astronomia sulla posizione centrale della Terra con tutto quanto che ruotava attorno alla Terra. Quindi lui era un grande astronomo, un geografo, lavorava ad Alessandria d'Egitto, insomma, e sapeva bene come si muovevano apparentemente le stelle, cioè, per lui però non era un'apparenza, era una realtà quella, abbiamo capito dopo che era un'apparenza. Quindi
Loro avevano messo la Terra al centro dell'universo e questa qui è la interpretazione tolemaica dell'universo, cioè Terra al centro, ferma, tutti i pianeti su sfere concentriche ruotavano attorno alla Terra. Alla fine c'era anche la sfera delle stelle fisse, che era la sfera più esterna. L'abbiamo chiamata fisse perché non sapevano che in realtà invece le stelle non sono fisse, ma si muovono tutte quante. Quindi questa era la concezione tolemaica. Poi è arrivato Copernico che ha detto: no, no, è il Sole al centro, non la Terra, perché lui aveva fatto dei calcoli, era un astronomo, era anche un prelato, ma era un astronomo e ha fatto bene i conti, insomma, gli risultava che la Terra non fosse al centro dell'universo e quindi lui ci ha messo il Sole. Beh, e quindi è stato il primo colpo che ha subito, diciamo, la concezione geocentrica dell'universo. E quindi ha detto: noi siamo in un altro punto di osservazione, siamo in un punto periferico, non siamo al centro, anzi noi ci muoviamo. Dopodiché, dopo aver fatto queste considerazioni, è arrivato poi, ovviamente, tutti gli altri astronomi che hanno, Galileo, tutti quanti, insomma, hanno capito un po' meglio come funzionava. Alla fine si è visto, qui abbiamo Arlo Shapley, che era un astronomo statunitense abbastanza famoso. Lui aveva capito che il Sole faceva parte di un sistema che aveva chiamato, cioè no, non lui, era la Via Lattea. Già in questo sistema ci sono tantissime stelle, miliardi di stelle, e noi non siamo al centro, perché lui aveva calcolato che il centro della galassia era grossomodo in direzione della costellazione del Sagittario. E infatti era vero, il centro della galassia è proprio qui, diciamo, in direzione della costellazione di Sagittario. E quindi aveva stimato anche le dimensioni di questa della galassia, le aveva stimate anche in questo caso abbastanza giustamente, circa 100.000 anni luce. Poi c'erano però anche altre galassie che oggi sappiamo che esistono. Però al tempo di Shapley, nel 1920, quindi 100 anni fa, lui pensava che l'unica galassia dell'universo fosse la Via Lattea e le nebulose che si vedevano, che avevano una forma spirale, lui pensava che fossero all'interno della nostra galassia, perché non avevano la minima idea della distanza che potevano essere questi oggetti. Dopo invece qui aveva torto, perché poi proprio nel 1920 c'è stato quello che è passato alla storia come grande dibattito, ne abbiamo già parlato alcune volte, con un altro astronomo che si chiamava Curtis, il quale invece diceva: no, la galassia di Andromeda, le altre galassie spirali sono esterne alla nostra, sono simili alla nostra, cioè sono altre galassie contenenti anche queste miliardi di stelle. Lui diceva di no, Curtis diceva di sì, insomma, alla fine aveva ragione Curtis, quindi qui lui aveva torto. Bene, a questo punto è intervenuto il discorso di Hubble con il suo calcolo basato sulla scoperta che aveva fatto la Henrietta Leavitt delle variabili cefeidiche e aveva permesso di costruire intorno a noi come era fatto lo spazio, quindi si sapeva che c'erano delle galassie esterne alla nostra, e talmente esterne che si poteva calcolare la distanza in base a queste stelle cefeidi. E lui cosa aveva fatto, Hubble? Facendo gli spettri delle galassie vicine, si era accorto che più erano distanti e più questi spettri mostravano una particolarità, cioè le righe spettrali erano spostate tutte da una parte, verso la parte rossa.
e erano tanto più lontani quanto più c'era questo spostamento verso il rosso. Quindi lui aveva concluso con quella che poi è diventata la legge di Hubble, che intrinsecamente non diceva che l'universo è in espansione, perché era soltanto una proporzione fra lo spostamento verso il rosso dello spettro e la distanza dalle galassie. Però poi ci ha pensato Lemaître, che era un altro astronomo, un sacerdote belga, a introdurre il discorso del Big Bang, cioè il fatto che se le galassie erano in espansione e tutte quante si allontanavano da noi, significava che in un tempo precedente erano tutta la materia riunita in un punto solo. E quindi l'idea del Big Bang veniva proprio da questo concetto di espansione dell'universo. Bene, perché l'ho messo questo discorso? Perché a questo punto era ritornato il discorso, beh, allora noi siamo al centro, perché se tutte le galassie si allontanano da noi, significa che noi in qualche modo siamo in una posizione particolare privilegiata, cioè noi siamo al centro di qualcosa che sta accadendo. Anche se tutti ci evitano perché si stanno allontanando, comunque siamo al centro. Ecco, invece no, perché poi è stato dimostrato che qualunque galassia dal suo punto di osservazione, quindi torniamo sempre a qual è il punto di osservazione. Dal proprio punto di osservazione, qualora l'universo sia in espansione, vedrebbe tutte le altre galassie allontanarsi dalla propria. E quindi anche lì è fallito il discorso di essere al centro. Andiamo avanti. Quindi la domanda rimaneva invariata: ma l'uomo è al centro dell'universo, sì o no? Ebbene, è una questione forse di relatività, nel senso che adesso con qualche esempio cercherò di farvi capire perché in un certo senso ognuno si può ritenere al centro di qualche cosa, nel senso che comunque ognuno è al centro del proprio sistema di riferimento. Allora, il primo a parlare di sistemi di riferimento e relatività in maniera scientifica è stato Galileo, non è stato Einstein. La relatività è stata introdotta come concetto scientifico proprio da Galileo. E non tutti erano d'accordo, come sempre, insomma, secondo lui era così, ma altri erano contrari e dicevano: ma se io faccio cadere qualcosa per terra, se la terra si stesse muovendo, perché il discorso era improntato sul fatto che lui diceva che la terra si stava muovendo e gli altri non ci credevano. Allora diceva: ma se io faccio cadere qualcosa per terra, se la terra si muove, invece di andare giù perpendicolare, dovrebbe andare giù in diagonale, cioè non avrebbe una traiettoria rettilinea verticale. Però lui aveva già capito che in effetti il problema era nel sistema di riferimento e aveva detto: ma se c'è una nave dove io faccio degli esperimenti, dentro la nave questi esperimenti funzionano come se io fossi fermo sulla Terra. E quindi il problema non si evidenzia nel fatto che un oggetto deve cadere in diagonale perché la Terra si muove, ma la Terra è un sistema di riferimento a sé stante, come lo è la nave sull'oceano, e quindi se io faccio un esperimento sulla Terra, sulla nave, questo esperimento mi continua a funzionare come se la Terra fosse ferma e come se la nave fosse ferma. Bene, poi questo concetto di relatività è stato ovviamente ampliato con tutte le prove scientifiche che ci sono state da Einstein, che ovviamente è passato alla storia come il re della relatività.
Però uno dice, ma cos'è questa relatività? Io non è che voglio, ho l'ambizione di spiegarvelo, però vi posso fare qualche esempio per farvi capire di cosa stiamo parlando. Allora, nell'universo nessuna cosa può essere considerata ferma, se non riferita a qualche altra cosa. Quindi ogni cosa può essere punto di riferimento di tutte le altre cose. E vi faccio vedere questa cosa qui. Allora, supponiamo che qui ci sia un solo pianeta o una sola particella nell'universo. Questa particella a un certo punto comincia a muoversi e comincia ad andare in una certa direzione. Allora, uno che sta lì non ha assolutamente la possibilità di capire se si sta muovendo o se è fermo. Semplicemente perché per capirlo dovrebbe avere un punto di riferimento, cioè dovrebbe avere qualche altra cosa con cui confrontarsi. Quindi il fatto che voi avete visto passare questo oggetto da qui a qui, beh, lui non è, se fosse un osservatore, non sarebbe in grado di capire che si stava muovendo, perché in realtà non avrebbe né il concetto di tempo né il concetto di spazio. Cosa ci vuole per avere questi due concetti? Ci vogliono almeno due particelle o due osservatori. Allora, in quest'altro caso, se io li faccio muovere, allora sì che uno rispetto all'altro potrebbe dire ci stiamo muovendo, oppure mi sto muovendo io, oppure no, si sta muovendo l'altro, perché anche lì ci sarebbe sempre il dubbio. Sono io che mi muovo e quell'altro, però comunque c'è un sistema di riferimento con cui confrontarsi. E allora ecco che arriva il concetto di tempo e di spazio, perché per muoversi ci vuole tempo e poi ci vuole anche lo spazio per andare da un punto all'altro. Però lo capisci solo se ti confronti con qualche altra cosa che esiste. Facciamo l'esempio di un treno. No, prendiamo il treno. Allora, i viaggiatori si siedono. Sono fermi o quando il treno viaggia, i viaggiatori sono fermi o si stanno muovendo? Ecco, la domanda funziona così, che dipende dal sistema di riferimento. Cioè, se il sistema di riferimento è il treno, sono fermi. Se invece il sistema di riferimento è all'esterno, allora si stanno muovendo. C'è anche una complicazione. È il treno che si muove o è il paesaggio che viene incontro? Beh, nel caso del treno e del paesaggio è ovvio che abbiamo l'esperienza che ormai sappiamo che siamo noi che ci stiamo muovendo. Ma nel caso... In altri casi invece il funzionamento potrebbe essere un tantino diverso. Per esempio, qui questa è una stazione, stanno aspettando il treno diversi viaggiatori. Facciamo finta che lì in mezzo a questi viaggiatori ci sia un bambino che gioca con questa palla e la fa rimbalzare per terra. Vedete che la traiettoria della palla è questa qui. È una traiettoria verticale, quindi la palla va su e giù e atterra sempre nello stesso punto. Però a un certo punto mettiamoci una variante, arriva il treno. Ora facciamo finta che questo bambino invece di essere qua sia dentro il treno. Bene, lui guardando la sua palla vedrà sempre questa cosa, cioè vedrà che questa palla rimbalza nel treno sempre nello stesso punto e avrà questa traiettoria verticale avanti e indietro. Ma i viaggiatori che sono qua, quelli fermi alla stazione, vedono passare il treno che si sta muovendo e allora questa palla la vedranno così, la vedranno rimbalzare in punti diversi dello spazio. Quindi ecco qual è il discorso della relatività?
Cosa vuol dire relatività? Vuol dire che relativamente al treno il bambino vede la palla ondeggiare in questo modo. All'esterno questa palla si muove così, semplicemente perché il treno si sta muovendo. Quindi tutto il discorso dipende da chi osserva, da dove osserva. Dipende dall'osservatore, diventa un problema relativo all'osservatore. Lo stesso fenomeno viene visto in modo diverso da osservatori diversi. Poi ci sono altre cose che ingannano quando guardiamo il cielo. Questa è una fatina? Potrebbe però essere una strega? I nostri sensi sono ingannati. Perché per farla diventare una strega basta che io ruoto semplicemente il disegno e diventa una strega oppure torna ad essere una fatina. Quindi vedete che i nostri sensi sono ingannati perché dobbiamo sempre considerare tutti i punti di vista. Ecco, vi ricordo che per esempio Schiaparelli aveva teorizzato i canali di Mati che poi non c'erano. Quello era un discorso che investiva, diciamo, la bontà delle ottiche che aveva a disposizione, un po' di fantasia e il fatto che psicologicamente era attratto dall'idea di questi canali, che poi non c'erano. Quindi questa o è una fatina o è una strega a seconda di come si guarda. E passiamo al cielo, tanto per dire che cosa vuol dire il punto di osservazione e l'apparenza e la realtà. Allora, qui c'è una cartina stellare dove vediamo costellazione del Leone, Cancro, Gemelli, Orione, qui c'è Botes, Coma Berenice, la Vergine, insomma. Le varie costellazioni. Allora, se noi guardiamo queste due stelle, o queste due stelle, che vedete che fra di loro sembra che siano vicine, questa con questa e questa con questa, più o meno la stessa distanza angolare. Bene, allora la domanda potrebbe essere questa. Io vedo questa stella che è Sirio più luminosa di questa. Quindi è veramente più luminosa o è più luminosa perché è più vicina? Queste due hanno lo stesso discorso. Questa la vedo più luminosa di questa. Le vedo vicine, ma non so se sono realmente più luminose una dell'altra finché non so che cosa, finché non so la distanza. Noi le vediamo così, ma poi a che distanza sono? Allora, ora quando vi dico la distanza, capirete benissimo qual è il discorso. Allora, Sirio si trova a 8 anni luce da noi. Questa che è Arturo si trova a 36 anni luce da noi. Mettiamoci quest'altra. Ecco, questa Murzim si trova a 500 anni luce. Allora, vi ripeto la domanda, è più luminosa Sirio o Murzim? Beh, ora che sappiamo la distanza, dobbiamo fare un ragionamento. Se io prendessi questa stella, la portassi a 8 anni luce come sta Sirio, evidentemente questa diventerebbe talmente più luminosa di Sirio che Sirio, il confronto, sparirebbe. E quindi questa è più debole. Apparentemente, in realtà è più luminosa di Sirio. Passiamo a questa qui. Abbiamo detto stesso discorso di queste due stelle. Guardiamo queste due. Arturo sta a 36 anni luce e questa? Oh, anche questa a 36 anni luce. È Muflid. Quindi allora qui dobbiamo concludere che effettivamente Arturo è più luminosa di Sirio, perché abbiamo visto che stanno alla stessa distanza,
ma ci arrivano con due luminosità diverse. E quindi a questo punto abbiamo capito che quando guardiamo il cielo dobbiamo pensare anche alle distanze. Ora guardiamo la costellazione di Orione, queste tre stelle che sono la cintura di Orione. Facciamo lo stesso discorso. Quella centrale sta a 1350 anni luce e ci appare luminosa come le altre due. Questa sta a 817 e quest'altra sta a 916. Allora qui qual è il discorso? Che quella centrale ovviamente è la più luminosa di queste tre, anche se le vediamo tutte e tre uguali. Tant'è vero che quei numeri che compaiono lì in alto sono la luminosità rispetto al Sole, cioè questa stella è 9100 volte più luminosa del Sole, questa 9200, questa 29.000 volte più luminosa del Sole. Quindi noi le vediamo tutte uguali, ma in realtà sono diverse. Questa perché è più lontana, dobbiamo concludere che è la più luminosa. Quindi ecco, questo è un esempio di come noi guardiamo il cielo nell'apparenza, ma poi la realtà è diversa. E quindi il concetto delle sfere fu introdotto da Aristotele, che riteneva che i corpi celesti si muovessero su sfere concentriche, che avevano la Terra come proprio centro di rotazione. Bene, allora, bene, qui abbiamo visto che in realtà avevano introdotto il discorso della sfera celeste, cioè quella sfera dove tutte le stelle stavano attaccate. E allora, come la facciamo grande questa sfera celeste? Comunque la facciamo grande, troveremo sempre delle stelle dentro la sfera e delle stelle fuori, perché alla fine noi le vediamo tutte in questo modo qua, tutte appiccicate lì, alla sfera. Per amplificare il discorso si può fare anche un altro esempio. Poniamo che qui ci sia la Terra e qui ci siano delle stelle vicine a quelle comprese dal cerchietto giallo, sono stelle abbastanza vicine alla Terra e anche vicine fra loro se vogliamo, no? Mentre invece queste sono stelle più lontane. Qui ce ne sono due verdi vicine, una blu vicina e una blu lontana. Bene, quando noi guardiamo il cielo dal nostro punto di osservazione, sapete come lo guardiamo, come lo vediamo? Lo vediamo così. Quindi, le due stelle che erano vicine sono andate a finire ai lati opposti del cielo. Le due stelle che erano qui, una vicina e una lontana, sono andate a finire quasi attaccate fra di loro. Faccio vedere la situazione precedente. Questa è la situazione reale. Questa è quella apparente. Vedete che queste due sono andate a finire ai bordi estremi, queste due sono andate a finire, sono indotto a pensare, se non ci penso troppo bene, che queste due stelle sono anche vicine fra loro, ma noi sappiamo che non era così. Le vediamo vicine semplicemente perché sono angolarmente vicine, ma sono poi distanti. Invece queste due che erano proprio vicine fra loro, le vediamo angolarmente distanti almeno 180 gradi. Per cui dobbiamo sempre ricordarci che quando guardiamo il cielo, in realtà vediamo un'apparenza. E questa apparenza la possiamo vedere anche meglio proprio con un video. Ecco, qui c'è la Terra, qui ci sono le stelle nella loro reale distanza e fra poco vedremo le stesse stelle, ma dal nostro punto di osservazione. Le vedremo in una sfera celeste che non esiste, ma che noi abbiamo teorizzato essere fatta così. E quindi, a seconda del movimento che ha la Terra, abbiamo dato un verso nord e sud alla sfera celeste, abbiamo estratto l'equatore terrestre dalla Terra, l'abbiamo proiettato nella sfera celeste e abbiamo detto,
Questo è il polo nord celeste, questo è il polo sud celeste, questo è l'equatore celeste. E questo è quello che noi siamo abituati a vedere quando guardiamo il cielo. Bene, il planetario è proprio questa cosa qui. È costruito per farci vedere cose dal nostro punto di osservazione, quindi ci fa vedere un'apparenza, come abbiamo detto prima. Fatto sta che noi, dal nostro punto di osservazione, abbiamo un orizzonte e uno zenith. Quindi abbiamo, ognuno al suo ovviamente, no? Ogni osservatore ha il proprio orizzonte e il proprio zenith. Basta cambiare anche di 1 centimetro questo osservatore e già esiste un altro zenith e un altro orizzonte, anche di poco, ma funziona così. Queste sono altre apparenze, cioè le costellazioni. Noi possiamo divertirci a costruire le coordinate astronomiche, possiamo divertirci a unire con delle linee, diciamo, le varie stelle più luminose, costruire dei disegni. Questa diventa Cassiopea, questa diventa l'Orsa Maggiore col Grande Carro. Vedete che il Grande Carro alla fine non è l'Orsa Maggiore. L'Orsa Maggiore è tutta questa costellazione qua, dove qui c'è la testa dell'orso, qui le zampe, qui la coda, eccetera. Il Grande Carro è una parte della più grande costellazione, Orsa Maggiore. Di solito ci serve per trovare proprio la stella polare. E vedete che la congiungente di queste due stelle, prolungando questa distanza qui, si arriva alla stella polare. E poi dalla parte opposta si arriva anche a Cassiopea, perché Cassiopea sta dalla parte opposta rispetto all'Orsa Maggiore. Bene, ora però vi faccio vedere che in realtà le costellazioni non esistono. Le stelle si spostano. Allora, qui abbiamo Alfa Centauri. Adesso io faccio partire ogni secondo, è come se passasse un anno. Quindi, se voi vedete, ingrandisco un po', vedete che si sta muovendo rispetto alle stelle. Si ingrandisca ancora un po', si vede ancora meglio. Ecco, Alfa Centauri si sta muovendo rispetto alle stelle di sfondo. Non solo si sta muovendo, ma possiamo vedere che è un sistema doppio dove una stella, cioè le due stelle, ruotano attorno a un baricentro comune. E poi c'è questa specie di ondeggiamento che fa. Misterioso ondeggiamento, cosa sarà mai quello? Tra poco lo vedremo. Andiamo a vederne un'altra. Questa è la stella di Barnard. Ora vi faccio vedere anche qui. Avvia un'animazione un anno ogni secondo. Non la vedete ancora? Ecco, ora la vedete, questa qui. Questa è la stella più veloce. Vedete che anche questa ondeggia un po' da una parte e dall'altra? Ancora ho ingrandito troppo, è uscita fuori dal campo. Bene. Abbiamo visto che le stelle si muovono. Queste sono fra le stelle più vicine. Quindi le stelle in realtà si spostano. Vogliamo vedere questa, che cosa succede? Bene, andiamo a vedere prima quest'altra cosa qui interessante. Perché vedevo ondeggiare Alfa Centauri e la stella di Barnard? Ecco, guardate qua. La Terra si muove attorno al Sole in un anno e dopo 6 mesi si trova dalla parte opposta.
Se io ho una stella qui, la vedo in questa direzione. Ma se io mi sposto, questa stella qua la vedo poi in un'altra direzione. Quindi il fatto che ondeggiasse la sua traiettoria non era perché la faceva la stella con il movimento. Siamo noi che, ruotando attorno al Sole, ci veniamo a trovare. Ogni anno compiamo un cerchio, quindi a distanza di 6 mesi ci troviamo dalla parte opposta. Questo è una base di un triangolo. Vedete, questo qui è 150 milioni di chilometri la distanza Terra-Sole e con altri 300, 150 milioni di chilometri dall'altra parte arriva a un triangolo di 300 milioni di chilometri di base. Allora è ovvio che più una stella è vicina e più questo angolo sarà più grande. Più una stella è lontana e questo angolo sarà più piccolo. Allora, io conosco la base di questo triangolo. Conosco quanto è questo angolo, perché lo posso calcolare da questo movimento. E a questo punto sono in grado di calcolare l'altezza del triangolo. Ma l'altezza cos'è? Beh, è proprio la distanza tra il Sole e questa stella. Quindi io posso trovare la distanza delle stelle con questo metodo qui, che si chiama parallasse. Quando io vedo spostarsi le stelle, ovviamente solo sulle stelle più vicine si può fare questo giochetto qua. Tenete conto che non esiste una stella che faccia un cerchio così grosso. In pratica, gli angoli che possiamo vedere quando le stelle nel cielo sono talmente piccoli che sono inferiori cioè sono sull'ordine di un secondo d'arco o anche meno. Infatti, Alfa Centauri, che è la stella più vicina, si muove di meno di un secondo d'arco, che è un 3600esimo di grado. Quindi questo vi fa capire come sia difficile calcolare, ma si può fare per le stelle più vicine. Quindi abbiamo visto che le stelle si spostano. In quanto tempo si spostano? Adesso vediamo. Possiamo capire che le costellazioni non esistono proprio vedendo quest'altra cosa qui. Allora, qui abbiamo la nostra costellazione dell'Orsa Maggiore. Questo è il grande carro. Noi abbiamo detto che queste due stelle servono per trovare la stella polare. Benissimo. Allora, vediamo come si spostano le stelle del grande carro nel tempo. E quindi faccio partire un'animazione che ogni secondo sono 50 anni. Ora non vediamo ancora niente. Ma se li faccio diventare 500 anni, si vede ancora poco. Aumentiamo a 10 volte, facciamo 5.000 anni. Bene. Ogni secondo che passa, fate conto che passano 5.000 anni. Guardate come si spostano queste stelle qua. Oltre a queste, anche le altre. Quindi, guardate qui. Ora non riconoscete più il grande carro. Fermiamo l'animazione. Questo è il grande carro nell'anno 13, no, 132.086. Quindi fa 130.000 anni. Se volete andare a guardare il grande carro, sarà fatto così e non sarà più. Non solo, ma queste due stelle qua non potranno più puntare alla stella polare che si trova da questa parte. Se possiamo anche riprendere l'animazione. E addirittura portare a 50.000 anni a ogni secondo. Nell'anno 515.000 e rotti, questo sarà il cielo. E queste sono le costellazioni che voi siete abituati a pensare in un certo modo, le vedrete così.
Quindi ci rivediamo fra 515.000 anni e mi dite se riuscite a puntare il nostro telescopio da qualche parte, anche quelli che adesso hanno Go2. Ritorniamo alla situazione iniziale. Quindi avete capito che ora la situazione è questa, ma che in effetti poi cambia tutto nel tempo. Quindi le costellazioni in effetti non esistono, perché queste linee qua poi le dovrò unire tutte in un altro modo. Andiamo avanti. La rotazione terrestre, noi sappiamo che la Terra ruota, ovviamente. Ma possiamo vederlo meglio dalla Luna. Andiamo sulla Luna e guardiamo la Terra. Questa è la Luna vista dalla Terra. Adesso vediamo come possiamo vedere la Terra se fossimo sulla Luna. E questa è. Ogni secondo sono 2 ore. Quindi, ipoteticamente, guardando la Terra dalla Luna, noi vediamo questa situazione qua. E possiamo anche avvicinarci. O allontanarci. Quindi possiamo vedere come la Terra si muove rispetto alle stelle. Ovviamente, teniamo conto che in questo caso qua noi siamo posizionati sulla Luna e guardiamo verso la Terra, quindi quello che vediamo della Terra dalla Luna è questa cosa qui. Fra poco dovrebbe arrivare una cosa interessante, stiamo vedendo sempre la rotazione della Terra vista da fuori. In questo caso siamo più indietro della Luna, ma sempre in quella direzione lì, come se fossimo nella congiungente fra un punto dello spazio che congiunge la Luna con la Terra. Bene. Ora, se noi aspettiamo ancora un po', vediamo la Terra che sta ruotando, vediamo che praticamente, fermiamo un attimo qui, ecco, qui siamo in questa situazione. Bene, vi ricordate qualche settimana fa che c'era Venere che sembrava dentro alle Pleiadi, la costellazione delle Pleiadi? Abbiamo fatto anche una foto che forse l'avete vista. Bene, siccome le Pleiadi si trovano proprio sulle eclittiche, cioè non proprio sulle eclittiche, ma quasi nei paraggi dell'eclittica, molto spesso noi vediamo i pianeti che si muovono lungo l'eclittica e che arrivano proprio a occultare le Pleiadi. Avevamo visto Venere che entrava dentro all'ammasso delle Pleiadi. Molte volte vediamo la Luna che fa lo stesso. Bene, dalla Luna, guardando la Terra, vediamo se adesso la Terra, queste sono le Pleiadi, se la Terra va a occultare le Pleiadi. Queste intanto sono le Iadi, cioè con Aldebaran, qui siamo nella costellazione del Toro. Vedete che la Terra si sta avvicinando alle Pleiadi. Possiamo ingrandire un po'. Possiamo ancora ingrandire. Ecco, se noi fossimo sulla Luna, vedremmo questa cosa qui. Vedremo proprio la Terra che occulta tutte le Pleiadi. Quindi questa è un'altra particolarità che mi fa vedere come il punto di osservazione possa creare situazioni differenti. Dalla Terra vediamo la Luna che occulta le Pleiadi, dalla Luna vediamo la Terra che occulta le Pleiadi. Ora, questo qui dice cosa c'entra Porto Venere? Beh,
non c'entra tanto, ma insomma è un'immagine bella che mi piaceva far vedere, ma che vi fa vedere anche una cosa interessante, cioè il crepuscolo astronomico. Il crepuscolo astronomico cos'è? È semplicemente il fatto che siccome la Terra ruota su se stessa, dal nostro punto di osservazione vediamo come se fosse il Sole a muoversi, a sparire sotto l'orizzonte. E quindi poi vediamo l'alternarsi del giorno e della notte, arriva la notte, e poi però sappiamo che inevitabilmente la mattina dopo il sole di nuovo sorgerà dall'orizzonte. E questo è quello che un po' ha tratto in inganno tutti quanti inizialmente, facendo pensare che la Terra era ferma e che invece gli astri si muovevano attorno a noi. Un'altra cosa interessante che possiamo vedere, simulando i movimenti di un planetario, è la rivoluzione fa la Terra intorno al Sole, o i pianeti intorno al Sole. Qui c'è il Sole, qui ci sono i pianeti, adesso li vedremo ruotare attorno al Sole. Mentre, ecco, qui il nostro punto di vista adesso è Plutone. Da Plutone si vede questa cosa qui, si vede il Sole che si muove apparentemente, perché è Plutone che si sta muovendo. Apparentemente si muove lungo l'eclittica, come lo vediamo noi, la Terra, e intorno ci sono i pianeti. Beh, se non sapete quali sono questi pianeti, possiamo sempre metterli. Possiamo mettere i nomi. C'è il Sole, questa è la Terra, c'è Venere, Mercurio. Possiamo diminuire la scala e vedere un po' più da lontano. Ecco, questa più o meno la situazione che aveva visto Galileo su Giove, quando aveva scoperto che attorno a Giove c'erano dei satelliti, e li vedeva muoversi proprio simili a questa cosa qui, cioè li vedeva andare avanti e indietro, li vedeva anche addirittura sparire dietro a Giove o passarci davanti. Questa è un'altra cosa che si può vedere sempre cambiando il punto di osservazione. Bene, ora vediamo un'altra cosa, sempre una simulazione però che ci racconta ancora meglio che cosa accade in realtà e che cosa accade in apparenza. Ora, qui vediamo le nostre varie costellazioni. Qui c'è il Leone. Il Leone lo chiamano così perché sembra un leone, questa è la testa del leone, come se fosse una sfinge, no? Questa è la costellazione del Cancro, questi sono i gemelli, questa è la Coma delle Nices, la Vergine, il Sestante, l'Idra. Ecco, ieri l'asteroide famoso che è passato 6 milioni di chilometri era in questa costellazione qua, molto, diciamo, piuttosto basso sull'orizzonte. Però quello che voglio farvi vedere è questa linea qui. Cos'è questa linea? Bene, noi abbiamo detto che apparentemente il Sole si muove lungo questa linea qui. Questa linea è l'eclittica, si chiama eclittica. E il Sole sembra percorrere durante i vari mesi proprio l'eclittica. Quindi vedete che sta passando attraverso le varie costellazioni. Beh, se noi andiamo a leggere i nomi di queste costellazioni, qua vediamo Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, e questo già vi fa venire in mente che queste sono costellazioni zodiacali. E le costellazioni zodiacali sono proprio quelle dove passa questa linea dell'eclittica, e questa linea è quella che sembra percorrere il Sole, dico sembra perché poi non è così, adesso lo vediamo, durante l'anno. Allora, inizialmente cosa avevano visto? Cioè, cosa avevano ipotizzato? Beh, intanto
Questa linea bianca qui è la linea dell'eclittica. Qui ci sono le varie costellazioni, qui ci sono tutte le stelle. Naturalmente le stelle sono dappertutto, sia sopra che sotto, ma questa qui, questa fascia qui di costellazioni, è la fascia delle costellazioni zodiacali, che storicamente aveva assunto un'importanza superiore alle altre, o se volete caratteristica, perché il Sole sembrava muoversi proprio lungo questa linea qui, attraversando queste costellazioni. E allora, qual era il ragionamento sbagliato che facevano? Beh, in un certo periodo dell'anno vedevano il Sole qui, e qui c'è la costellazione dei Gemelli, in questa direzione. Però passava un mese e il Sole non era più qui, ma era qua, perché si era mosso piano piano ed era arrivato qui dove c'è la costellazione del Cancro. E poi il mese dopo il Leone. Quindi dicevano, il Sole è entrato nei Gemelli, poi è entrato nel Cancro, è entrato nel Leone, poi è entrato nella Vergine. E tutto questo coro qui. Dobbiamo capire che il Sole non è entrato da nessuna parte perché in effetti questo è un movimento apparente. Vediamo quello reale. Tanto mettiamo il Sole al centro e la Terra la mettiamo da una parte. Beh, nel periodo dell'anno in cui dicevano il Sole nei Gemelli, la situazione era questa. Il Sole veniva visto giustamente in questa direzione e qui c'erano i Gemelli. Ma dobbiamo sapere che la distanza tra il Sole e la Terra sono 8 minuti luce, mentre tra il Sole e queste stelle qua sono centinaia di anni luce, decine o centinaia. E poi neanche queste stelle sono tutte alla stessa distanza. Quindi è sbagliato dire che il Sole è nei Gemelli, perché il Sole è. Continua a essere nel sistema solare come ci sta la Terra. Ma allora perché il mese dopo lo vediamo nel Cancro? È semplicissimo, perché la Terra si muove attorno al Sole e il mese dopo si viene a trovare qui. Quindi guardando in questa direzione, prolungando questa direzione qui, qui c'è il Cancro. Se andiamo al mese dopo, ovviamente la Terra nel muoversi attorno al Sole ha fatto un altro pezzettino. E allora qui, in direzione del Sole, dietro c'è il Leone. Quindi è sbagliato dire il Sole nei Gemelli, nel Cancro, il Sole è nel sistema solare e questi allineamenti sono provocati semplicemente dal movimento che fa la Terra attorno al Sole. Quindi il Sole non ha nessuna influenza su queste costellazioni, né queste costellazioni sul Sole, e tantomeno su di noi. Fatto sta che dopo un anno la Terra ha compiuto un giro completo attorno al Sole e si ritrova di nuovo dove era l'anno prima, cioè con il Sole apparentemente nei Gemelli. Bene, adesso questo discorso che mi sembra che a voi risulti abbastanza chiaro, invece non era così chiaro ai tempi in cui hanno inventato l'astrologia. Anche perché poi ci sono delle complicazioni. Una grossa complicazione è data da questa cosa qui. Cioè la Terra sta girando, è vero, intorno al suo asse, ma questo asse fa questo movimento qui, come quando una trottola comincia a perdere i giri, e quindi fa un movimento conico. E quindi l'asse terrestre ora punta verso la stella polare, dopo non punterà più verso la stella polare. Questo movimento qua però è molto difficile da vedere perché ci vuole 26.000 anni perché avvenga una rotazione di questo asse. Adesso vi faccio vedere questo movimento. Allora, abbiamo detto che la Terra ruota attorno al suo asse, però questo asse nel corso di 26.000 anni fa un giro completo e quindi descrive questo cono. Questa è la base di un cono che ha per vertice
il centro della Terra. Vedete che se l'asse si sposta, anche l'equatore si sposta. E quindi si sposta anche l'incrocio tra l'equatore e l'eclittica. Per cui succede una complicazione talmente grossa che ogni anno, il giorno dell'equinozio arriva un po' prima, cioè c'è quel fenomeno destino, che si chiama precessione degli equinozi, che anno per anno non ce ne accorgiamo perché è piccolissimo, ma dopo 26.000 anni avrà fatto tutto il giro questa cosa qui. Quindi questa cosa qui, alla fine, ha sballato tutti i conti astrologici. Perché? Ora vi faccio vedere. La stella polare, che noi siamo abituati a vedere in un certo punto del cielo, adesso vi faccio vedere. Eccola qui. Qui siamo nel polo nord celeste e qui c'è la stella polare. Ovviamente qui c'è il grande carro, cielo come siamo abituati a vederlo, qui c'è il piccolo carro, eh? E queste due stelle indicano la stella polare. Bene, oggi è così. A domani vediamo se io sposto il tempo. Ogni secondo faccio passare 500 anni. Tenete d'occhio questa stella polare cosa fa. Ecco, si è già spostata. Avete visto la precessione degli equinozi. Cioè, qui siamo nell'anno 3845 e in questo anno qui la stella polare sarà qui, quindi non indicherà più il nord. Andiamo avanti. Si sta ancora spostando. Praticamente l'asse terrestre sta facendo il suo cono che abbiamo visto prima. Ora siamo qui, siamo nell'anno 10.112, la stella polare è andata a finire qui. E quindi qua non ci sarà più la stella polare a indicare il nord. Addirittura la stella più vicina adesso è Sadr nella costellazione del Cigno, la stella luminosa. Andiamo avanti. Vediamo fra poco cosa succede. Ecco, ora per esempio abbiamo la Vega qua vicino. Non sarà più proprio sul polo, ma sarà un riferimento per chi ci sarà nel 14.500. E qui c'è la stella polare. Intanto avete visto un fenomeno che abbiamo parzialmente visto anche prima, cioè le costellazioni si stanno deformando perché il moto proprio di ogni stella fa sì che, per esempio, queste due stelle del grande carro, che prima puntavano direttamente sulla stella polare, adesso si vanno in questa direzione, non la trovo più, cioè ci passo vicino, ma non indica più perché questa stella qua si sta muovendo in questa direzione, questa si sta muovendo in questa. E anche il quadrilatero del piccolo carro si sta deformando. Andiamo avanti e portiamo di nuovo, arriviamo fino a 26.000 anni, facciamogli fare un giro completo al cono che fa la Terra e vediamo cosa succede. Tanto mano a mano che passa il tempo, vedete che ora la stella polare diventa questa, ma è poco luminosa. Adesso la stella polare sta diventando di nuovo la stella polare. E abbiamo fatto 20, infatti siamo nell'anno 27.799, praticamente dopo fra 26.000 anni circa. Ora la stella polare è di nuovo la stella polare, cioè indica di nuovo il nord. Però guardiamo il grande carro. Vedete che queste due stelle qua ormai non indicano più la stella polare perché questo allineamento qua non ce l'ho più. E guardate come si è
deformato anche il quadrilatero del piccolo carro. Ma io voglio andare ancora avanti perché voglio far vedere un'altra cosa. Rifacciamo un altro giro. Vediamo che piano piano questo si sta proprio deformando, no? E vediamo che cosa succede tra altri 26.000 anni. Ecco, guardate qua. Guardate Vega. Vega, quando siamo nel 38.900, praticamente nel 40.000, tra 38.000 anni, sarà questa la stella polare, ma non sarà proprio vicino al polo come lo è adesso la nostra stella polare. Però sarà la stella più luminosa, e la stella polare sarà andata a finire qui. Eccola qui. Andiamo avanti. Facciamo fare un altro giro all'asse terrestre. Riportiamo la stella polare lì al polo. Ecco, vedete? Questa volta anche la stella polare ha mancato la posizione esatta del polo, cioè sarà passata vicino, vicino, ma non proprio sul polo come adesso. Ora è circa un grado, neanche un grado di distanza. Nell'anno 53.000 sarà qui. E guardate il piccolo carro, il quadrilatero si è deformato talmente che è diventato un triangolo. Questa stella sarà andata a finire qui. Ormai le due stelle che oggi puntano alla stella polare, guardate dove puntano adesso, proprio non c'entra più niente con la stella polare. Semmai si dovranno prendere queste altre due per arrivare qui. Andiamo ancora avanti, perché c'è un'altra cosa da vedere. Facendo fare un altro mezzo giro, guardate Vega, che prima era arrivata sul polo, ma non proprio sul polo. Ecco, ora invece qui arriva molto vicino al polo nord, un po' meno di quanto era polare adesso, ma comunque molto più vicino al polo del giro precedente, e siamo nel 64.400. Ecco, questo per farvi vedere che in quell'anno lì sarà Vega la stella polare per chi vorrà trovare il cielo. Però tutte le costellazioni vedete che sono già tutte cambiate, insomma. Ecco, questa è un'altra cosa che vi fa vedere come tutto il discorso cambia semplicemente cambiando o il punto di osservazione o la data di osservazione. Bene, allora adesso guardate qua. Secondo il calendario, per tornare al discorso, questo discorso della precessione degli equinozi è stato catastrofico per l'astrologia. Perché? E cosa succede? Secondo il calendario astrologico, il 19 aprile 2020, addirittura alle 14:46, il Sole è entrato nel Toro. Niente di più falso e inesatto. Cioè, il 19 aprile 2020 era qualche settimana fa. Andiamo a vedere invece che cosa è successo a quella data. Ecco qua. Guardiamo la data di adesso. 30 aprile 2020, oggi. Quindi oggi il Sole non solo non è entrato nel Toro, ma è ancora nell'Ariete. E questo è dovuto proprio al discorso che facevo prima sulla precessione degli equinozi. Cioè, tutta questa costellazione che noi vediamo, anno per anno, millennio per millennio, si sfasano completamente. E quando hanno detto
che il Sole era nel Toro, eravamo 2000 anni fa. 2000 anni fa il Sole era proprio nel Toro, adesso invece nell'Ariete. Quindi oggi vanno avanti ancora col discorso che il segno del Toro è lì, e che loro dicono che il Sole è nel Toro, invece è nell'Ariete. Allora andiamo a vedere quando il Sole entrerà nel Toro. Ogni secondo che passa è un giorno. Tanto vediamo che c'è Mercurio che fa il suo dovere, cioè ruota attorno al Sole. Ecco, vedete che il Sole adesso lo fermo quando è entrato nel, ora è entrato nel Toro. Però, guardiamo la data, 14 giugno 2020. Quindi il Sole entrerà nel Toro il 14 giugno 2020, non il 19 aprile, come hanno detto loro. Non so se è chiaro questo discorso. Quindi vedete che in pratica, torniamo a far muovere il Sole si muove lungo l'eclittica, a causa della precessione degli equinozi, accade questo sfasamento. Attualmente è tutto sfasato di una costellazione. Per cui, quali sono le conseguenze? Bene, queste sono le costellazioni zodiacali. Queste sono le costellazioni una dietro l'altra. E quando sentite dire in campo astrologico che un pianeta, il Sole, la Luna, qualsiasi cosa è in una costellazione, invece, se vi dicono che è nel Toro, in realtà è nell'Ariete. Se vi dicono che è nei Gemelli, in realtà è nel Toro. Se vi dicono che è nella Vergine, in realtà è nel Leone. Perché è tutto sfasato una costellazione prima, a causa della precessione degli equinozi. Questo cosa comporta? Che ognuno di voi, quando vi dicono di che segno sei, vi hanno abituato a dire che siete di un certo segno particolare. Ma dovete sapere che invece, io per esempio dovrei rispondere che sono nella bilancia perché sono nato il 2 ottobre, e invece il Sole quando sono nato io era nella Vergine. Uno che è nato nei Gemelli, cioè che è nato. Se vi dicono siete del segno dei gemelli, in realtà il Sole quando è nato lui, perché siete nati tutti ovviamente negli ultimi 100 anni, ecco, il Sole era nel Toro. Quindi chi pensa di essere dell'Ariete, in realtà il Sole era nel Pesce, chi pensa di essere del Toro, in realtà è dell'Ariete. Ognuno può vedere la differenza che c'è tra il segno in cui pensa di essere e il punto dove era il Sole quando siete nati. Questa è la differenza. Quindi questo per farvi capire che poi ci sono delle conseguenze, quando uno fa degli errori, poi c'è la propagazione degli errori che si. Quando poi passeranno altri 2000 anni, lo sfasamento sarà di due costellazioni rispetto a questo schema qui. Per ritrovare questa situazione qua, dobbiamo passare almeno 24.000 anni perché il vostro segno sia corretto, diciamo così. Quindi quella è la posizione del segno e questa è la posizione reale del Sole. Possiamo andare avanti. Adesso invece parliamo di quello che si vede. Primavera, come siamo adesso, il regno delle galassie. E qui ci sono le varie costellazioni, Cancro, Leone, la Vergine, Orsa Maggiore, c'è Berenice, insomma, le varie costellazioni che vediamo. Allora, adesso vi faccio vedere che cosa si vede in queste costellazioni qua. Allora, questa è una mappa stellare dove ci sono anche i vari confini delle varie costellazioni. Adesso vi faccio apparire la posizione delle varie galassie che ci sono, perché questa stagione è tipica, diciamo,
abbastanza normale per vedere molto bene le galassie. Mentre d'estate vedremo meglio le nebulose galattiche, tipo quelle che sono nel Sagittario, nella Via Lattea, eccetera. Ecco, ora invece in questa stagione vediamo i puntini rossi, diciamo che questi qui adesso prima vi faccio vedere i vari confini di costellazioni, Cancro, vedete che le costellazioni sono diverse di grandezza e di forma. Questo è Leone, questa è la Vergine, qui c'è l'Orsa Maggiore. Il Cancro. Nel Cancro ci sono, è una costellazione abbastanza piccola, quindi diciamo che ci sono poche stelle brillanti, in effetti. Gli oggetti più appariscenti del Cancro sono due ammassi aperti, M44 e M66. Allora, questo è M44. Detto anche ammasso del presepe, e a volte qualcuno lo chiama anche alveare. È un ammasso brillante aperto, visibile proprio in questa costellazione. L'aveva osservato anche Galileo, questo ammasso qua. Anche questo si trova in prossimità dell'eclittica, quindi a volte viene praticamente oscurato dalla luna. Non so se qui c'è un'illuminazione. Eccolo qua. Ecco, questa è l'ammasso del Cancro, questa è l'eclittica, vedete che è abbastanza vicino all'eclittica, questa è la luna. E vediamo che la luna sovente passa proprio di là. Quindi questa è un'azione di 10 minuti ogni secondo. E queste occultazioni, perché poi dopo alla fine la Luna occulta le stelle, sono importanti perché ci danno la reale posizione sia delle stelle, ma sia anche delle montagne lunari, perché facendo i vari calcoli si può vedere come in realtà poi, calcolando bene l'istante che avviene l'occultazione, si possono fare diverse stime su queste cose. Poi dopo c'è anche quest'altro ammasso M67 che si trova in questo punto qui, mentre il Cancro era qui, vicino all'eclittica, cioè il presepe, questo si trova qua. Questo è più importante per scopi scientifici perché viene usato come standard per fare misurazioni fotometriche. Quindi questo è un altro ammasso caratteristico di questa costellazione. Nel Leone, e beh, qui cominciamo a parlare veramente di galassie. Qui ci sono diverse galassie, vediamo M65. Guardate tutti questi circoletti, queste ellissi rosse, sono tutte galassie che sono nella costellazione del Leone. E qua vediamo, specialmente in questa zona, ce ne sono alcune caratteristiche. Qui c'è Regolo, che è la stella principale di questa costellazione, e vedete come si trova proprio vicino all'eclittica, quindi è un punto di riferimento anche per capire dove sta esattamente la linea dell'eclittica. Poi c'è Denebola, la stella, questa dall'altra parte. Ecco, per trovare il Leone, se a primo colpo, già se conoscete il Grande Carro, potete fare questo giochetto qua. Potete prolungare questo triangolo e andare in questa direzione e trovate proprio tutta la costellazione del Leone. Quindi un sistema infallibile per trovarlo è proprio questo. Si parte dal Grande Carro e si cerca di fare questo disegno ideale per trovare poi, ovviamente poi quando siamo in questi paraggi, troviamo subito la prima stella luminosa che è Regolo.
e quindi riusciamo a identificare tutte le stelle di questa costellazione. Nel Leone ci sono anche dei fenomeni importanti che però sono di novembre ed è uno sciame meteorico. Abbiamo parlato l'altra settimana con Armando di sciami meteorici e questo qui si trova proprio qui nella testa del leone e per questo queste meteore si chiamano Leonidi e si vedono bene il 17 novembre. E qui c'è il radiante, di questo sciame meteorico. Ne abbiamo parlato già la scorsa settimana. Quindi per radiante è quando sembra che tutte le meteore ti vengano incontro, mentre invece è la Terra che sta andando contro lo sciame meteorico. Quindi l'effetto è questo qua. A volte si parla anche di pioggia di meteore, quindi vediamo una. Diciamo che oggi è un po' più difficile vedere questi fenomeni. A volte però capitano degli anni in cui questi fenomeni sono visibili, addirittura proprio se ne vedono tante anche a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, tant'è vero che questa foto è durata pochi minuti eppure ci sono tantissime meteore che sono apparse. Tornando alle galassie, vedete che qui c'è il tripletto del Leone che si trova proprio qui, in questo punto qua. È noto come gruppo di M66, che è un piccolo gruppo di galassie, c'è M65 e 66 e questa qui si chiama NGC 3628. Questa qui è una zona dove nello stesso campo, a breve distanza l'una dall'altra si possono trovare diverse galassie. Regolo, che è la stella principale del Leone, è praticamente una stella molto luminosa, la stella più brillante del Leone, sta a circa 80 anni luce, 79-80 anni luce, e in realtà sono un sistema di quattro stelle. Anche se noi vediamo una sola, perché sono coppie di stelle che ruotano gravitazionalmente una intorno all'altra. Qui addirittura vicino a Regolo c'è una galassia, si chiama Leo 1. Difficile da vedere, prima di tutto perché è debole, e poi anche perché c'è qui vicino Regolo che è abbagliante, proprio sta nello stesso campo dell'oculare. Se volete vederla, non è facile, dovete portare Regolo fuori dal campo e andare in questa direzione per vedere se riuscite a intravedere questa, perché se ci mettete Regolo, ovviamente è talmente luminosa che vi abbaglia e questa qui sparisce. È una curiosità così per chi vuole osservare. Lì, beh, ci sono anche i pianeti extrasolari, ce ne sono tanti, io ve ne dico uno a caso, che si chiama Gliese 436b, proprio nella costellazione del Leone, è un pianeta extrasolare che ha le dimensioni di Nettuno. Infatti, rispetto alla Terra, questo è Nettuno. Ha una particolarità strana, nel senso che mentre la Terra attorno al Sole ruota, diciamo, in posizione equatoriale, cioè questo è l'equatore del Sole, che la Terra ruota praticamente equatorialmente rispetto al Sole. Invece questo pianeta qui, GJ 46b, ruota in questo modo, cioè passa sopra i poli e sotto i poli della sua stella. E quindi questa è una particolarità. Vabbè, qui c'è un transito che ho ripreso io nel 2008 di questo pianeta extrasolare, vedete qui c'è l'abbassamento della luce. Ed è uno dei primi che sono stati scoperti come metodo dei transiti. Qui c'è un'altra galassia, la NGC 3521, una galassia spirale, si trova a circa 32 milioni di anni luce da noi, e
si sospetta che abbia fagocitato delle altre galassie più piccole, e questo è abbastanza normale nelle galassie, diciamo, pure la nostra. La posizione è questa qui, cioè si trova a questo punto proprio sotto la pancia del leone qua. Questa è un'altra galassia a 38 milioni di anni luce, M96, che in un altro catalogo, New General Catalog, è al numero 3368. Bene, possiamo vederne ancora altre, perché qui sono tutte galassie. Questa si trova qui. Vedete che qui ce n'è un'altra di non sfondo. Questa invece è NGC 2903. Questa è simile alla nostra, anche se è leggermente più piccola. Questa galassia presenta una formazione stellare superiore a quella di altre galassie simili. Quindi in questa galassia si stanno formando tantissime stelle in questo momento. Probabilmente questa è una galassia attiva. Poi quando parleremo di galassie, parleremo anche di galassie attive. E questa dovrebbe essere una di quelle. La distanza è circa 20 milioni di anni luce da noi. E si trova qua, proprio davanti alla testa del leone. Ecco, questa è un'altra particolarità di galassie che sono. Questo insieme di oggetti si chiama ARP 87. ARP perché Alton Harpe era un astronomo che ha classificato tutte queste galassie irregolari, cioè quelle interagenti. Vedete che questa addirittura ha un braccio che si prolunga fino ad arrivare a questa galassia qui e avvolgerla completamente. Quindi c'è un discorso di mareale, probabilmente, fra queste due galassie. E quindi si stanno rubando delle stelle l'una con l'altra. Le galassie interagenti, poi ne parleremo più diffusamente nelle prossime volte. E qui siamo alla Vergine. Ecco, la Vergine, come voi sapete, anche questo è una costellazione dove abbondano le galassie. Qui c'è Spica, e questa è la costellazione della Vergine. Qui ci sono oggetti abbastanza interessanti. Vedete qui tanti oggetti Messier, M58, 59, 60, 61, M49. Qui c'è M104, che però mi pare che non sia più nella Vergine, ma è comunque lì vicino. Sono tutte galassie che fanno parte di questo sistema. Ecco, però, per darvi un'idea di quante ce ne sono e di come sono disposte, adesso vi faccio vedere questa cosa qua. Qui siamo sempre Leone, Vergine. Avete mai sentito parlare dell'ammasso della Vergine, ammasso di galassie? Ecco, ora vi faccio vedere proprio come sono disposte le galassie in questa regione di cielo qua. Appariranno come gli ovaletti rossi. Ecco, guardate quanti ce ne sono. Questo è il grande ammasso della Vergine. Vedete la concentrazione di galassie che c'è qui tra il Leone e la Vergine, ma sono, diciamo, quasi tutte nella Vergine e anche un po' della costellazione di Coma Berenices. Ma la cosa che voglio farvi notare è questa linea qui. Cioè, oltre all'ammasso qui, mi pare di vedere questo filamento di galassie, oltre ad altri filamenti secondari. Questo qui è un discorso che poi continueremo a fare, perché pare che nell'universo praticamente tutte le galassie siano disposte in filamenti simili a questo. Quindi non è una situazione in cui c'è una concentrazione di massa
che poi formano una zona sferica fatta di galassie, ma queste galassie tendono a disporsi proprio in filamenti. Questo però ne parleremo le prossime volte. Ora limitiamoci a guardare la concentrazione di galassie che c'è proprio nella massa della Vergine. E quando si parla di galassie, questa è un'altra immagine bella che vi voglio farvi vedere, ma in realtà ci introduce a un altro discorso, parlando di galassie, poi ne vedremo un esempio. Se io vi dovessi chiedere qua, qual è l'oggetto più grande che vedete? Che cosa mi rispondereste? Vabbè, lasciamo perdere il mare e il cielo, perché ovviamente sono. Ma qui abbiamo una barca, qui abbiamo un gabbiano e qui abbiamo il sole. Lasciamo perdere anche le nuvole. Quale vi sembra l'oggetto più grande? Beh, ovviamente sappiamo rispondere perché lo sappiamo già. Diciamo il sole. Ecco, però abbiamo risposto al Sole perché lo sappiamo. Cioè sappiamo benissimo quel Sole più grande del gabbiano o della nave. Però uno che non lo dovesse sapere, che vede un'immagine così per la prima volta e non ha alcuna esperienza di cosa siano stelle, pianeti, eccetera, a questa domanda risponderebbe, beh, è il gabbiano perché, guardate, va da qui a qui, poi ci viene la nave e alla fine viene il Sole. Noi abbiamo risposto al Sole semplicemente perché sappiamo benissimo che il Sole ha un diametro di 1.400.000 km, che assolutamente non posso confrontare con la grandezza della nave e tantomeno con quella del gabbiano, che è molto più piccolo della nave. Ma torniamo alle galassie. Ecco, se voi vedete questo gruppo di galassie, quale pensate che sia la più grossa? Beh, ovviamente istintivamente vi viene da pensare questa, perché queste altre sembrano più piccole. Beh, qua c'è da fare un ragionamento. Se vado a misurare la distanza dalle galassie con i metodi che si usano oggi, cioè quelli del redshift, questa galassia, sebbene mi sembri più grande delle altre, in realtà, o diciamo alla stessa distanza delle altre, in realtà non è che sia così grande come la vediamo adesso, ma è enormemente più grande di queste, perché la sua distanza è stata calcolata essere molto più della distanza di queste due qua. Quindi questa galassia qui, se la dovessimo mettere alla distanza giusta di quanto mi dicono le misurazioni fatte in base allo spettro, è ovviamente talmente lontana che se fosse così lontana sarebbe una galassia immensa. E questo lo faccio vedere perché poi quando si parla di distanze di galassie, lì comincia la nota dolente, perché mica tutti sono d'accordo sui metodi di misurazione che ci sono per calcolare le distanze delle galassie. Ma di questo forse ne parleremo prossimamente. Ora ve lo dico soltanto per farvi capire che c'è questo problema. Bene, fatto sta che l'ammasso della Vergine è il più ricco ammasso di galassie fra quelli vicini. Avete visto la condensazione, il grande numero di galassie che ci sono in questa zona. Ovviamente sono tutti oggetti visibili, pochi sono visibili all'oculare di un telescopio. La maggior parte non si vedono perché sono deboli, ma la maggior parte si vedono invece fotografandole. E allora saltano fuori tantissime galassie. Ovviamente dipende dalla grandezza del telescopio, dal tempo di posa, tanti altri fattori. Bene, qui c'è un gruppo M86, M84, questo gruppo qua che molti astrofotografi lo bersagliano continuamente di fotografie. In questo gruppo qui c'è anche questa, M87, e questa in realtà è la galassia più grande di tutta la massa della Vergine, ma vedremo fra poco. Qui vediamo proprio una foto a lunga posa di una miriade di galassie,
nell'ammasso della Vergine. E qui vediamo proprio quella che vi ho fatto vedere prima, con M86 al centro, quella che dicevo, molti fotografano queste, perché nello stesso campo ci sono tantissime galassie, quindi in una immagine sola se ne possono riprendere tante. E qui c'è M87, che però non vediamo nella sua totalità, ma vediamo il centro con il famoso getto che fuoriesce dal nucleo di M87. E questa è quella galassia dove, sicuramente avete sentito parlare, hanno detto che è stato fotografato per la prima volta, è passata la storia come la prima foto diretta di un buco nero realizzata dal progetto Event Horizon. Eravamo nell'aprile 2019, quindi un anno fa. Bene, forse però non tutti sanno che in realtà non si tratta di una vera foto tradizionale, cioè non è stata ottenuta fotografando direttamente l'oggetto, ma è un'immagine ricostruita con potenti algoritmi di ricostruzione digitale. Cioè qui è stata fatta una grande elaborazione elettronica delle immagini provenienti da una batteria di radiotelescopi. E poi è stata ricostruita fino ad arrivare a questa immagine. Quindi questo non è il reale colore di questo oggetto, questo non è il buco nero, questo dicono che sia invece diciamo il materiale attorno a un eventuale buco nero che dovrebbe stare lì al centro di questa galassia, che spiraleggiando e cadendo dentro al buco nero emette radiazioni tipo X, raggi gamma, qualsiasi tipo di radiazione molto energetica. E tenete presente che però, come ripeto, questa qui non è una foto reale, cioè non è che uno scatta una foto se c'è un telescopio grandissimo, anche un telescopio spaziale. Questa foto non riuscirà mai a farla. Diciamo, è il risultato di un'immagine rielaborata con algoritmi che hanno ricostruito questa immagine da tutto il segnale che è arrivato da questa batteria di radiotelescopi, che si chiama Event Horizon Telescope. Quindi molti dubitano che questa immagine possa rappresentare la realtà. E lasciamo la cosa nel dubbio. Qui ci sono altri ammassi di galassie, questi non sono quelli di cui parliamo oggi, ma per farvi vedere come le galassie in realtà siano riuniti in gruppi e quindi in ammassi di galassie. E uno di questi, il più vicino a noi, grosso, è quello della Vergine. Passando invece all'Orsa Maggiore, anche qua ci sono diverse galassie, per esempio. Vabbè, questo è lo schema dell'Orsa Maggiore. Chi vuol vedere un orso lo deve proprio disegnare, perché altrimenti qua si può vedere unendo queste linee, ma ci vuole un po' di fantasia per trovare un orso in questa cosa qui. Vabbè. Tra l'altro è un orso con una coda che io non ho mai visto negli orsi, una coda così. Là dentro c'è qui una doppia molto famosa che si chiama Mizar e Alcor, che si riesce a vedere anche a occhio nudo, cioè quelli più, diciamo, con la vista più acuta riescono a vedere anche Alcor qua vicino. Con un telescopio invece si vede questa cosa qui. Si vedono inizialmente queste due stelle. Ma poi ingrandendo si vede che Mizar è ancora doppia, cioè queste sono in realtà due stelle. Questa non c'entra molto con le altre due perché è una stella di sfondo. E qua ci sono dei dati che fa vedere questo sistema qui di Mizar e Alcor con la distanza, eccetera. Se andiamo a vedere in effetti
la distanza di queste stelle qua, ci accorgiamo che Mizar sta a 81 anni luce, Alco sta a 78,2, quindi sono abbastanza vicine, no? Alcuni ipotizzano che siano legati gravitazionalmente, ma dovessero essere legati gravitazionalmente, ci vogliono milioni di anni per fare un giro completo. L'altra stella, che è questa qui, Sidus Lodovicianum, è distante 393 anni luce, quindi non c'entra niente con queste due, e questa non può assolutamente essere legata gravitazionalmente a queste due stelle qua. Bene, qui ci sono due galassie, questa foto l'ha fatta Diego, non l'ho fatta io, l'ha fatta Diego Presti, che è mio figlio, con un cielo stranotto, la Canon 1100D, e rappresenta M81 e M82. Queste due galassie fanno parte lo stesso di sempre una propagine della massa della Vergine. In particolare questa M82 ha una particolare, intanto vabbè, la distanza, vedete, 11 milioni di anni circa, tutte e due, tra 11 e 12. M82 ha grosse emissioni di plasma al centro, diciamo dai pori di questa galassia, c'è una grossa emissione di plasma che io ero riuscito a fotografare usando un filtro a carfa. E qua si vede abbastanza bene questa cosa. Fotografandola normalmente si vede così, cioè come un sigaro. Infatti si chiama galassia sigaro. Ma fotografandola con alcuni accorgimenti si riesce a evidenziare anche queste cose qui. Naturalmente, se uno ha a disposizione i più grossi telescopi del mondo, poi alla fine vede questa cosa qua. Questa sono le emissioni di plasma di M82. E anche qui ne parleremo quando parleremo di galassie. Per ora sappiamo solo che ci sono e che sono anche abbastanza frequenti queste cose qui nelle galassie attive. Qui ce n'è un'altra che è 37 milioni di anni luce, M51. La sua particolarità è che i bracci di questa galassia alla fine finisce questo braccio con un'altra galassia. Anche questa è una delle galassie interagenti, si chiama anche galassia vortice, mentre quest'altra M101, anche questa qui è una foto di Diego. Anche questa galassia qua si trova nell'Orsa Maggiore, e ora vi faccio vedere dove sono queste due. M51 si trova qui, questo è il grande carro. Vedete che M51 si trova più o meno qui, mentre M101 dall'altra parte, questa qui, si trova qua. E anche queste qui sono oggetti abbastanza fotografati da gli astrofotografi. Bene, il discorso delle galassie, fra poco lo finiamo. Sempre mettendo l'accento sulle galassie interagenti, questo è un altro esempio di galassie interagenti. Vedete che qua ce ne sono almeno tre, una, due, e questa qui piccolina è la terza. Bene, allora uno potrebbe dire: ma come? Ma queste galassie non sono distanti milioni di anni luce l'una dall'altra? E perché si devono scontrare? Beh, la domanda è legittima, ma come avevo detto anche l'altra volta, succede questo, che è molto più probabile che si scontrino le galassie delle stelle. Infatti, avevo fatto vedere tramite questa cosa qui, che qui c'è il Sole e qui c'è la Via Lattea. Il Sole, la stella più vicina, ce l'ha a 4 anni luce. Allora, cosa bisogna fare per trovare la stella più vicina? Quindi la probabilità che si scontri il Sole con Alfa Centauri. Bisogna mettere insieme tanti soli uno dietro l'altro. Quindi ogni cerchietto che vedete qui è
è grande 1.400.000 chilometri. Perché mettendo il Sole uno dietro l'altro, quanti ne devo mettere per arrivare ad Alfa Centauri? Esattamente 28 milioni di soli per arrivare alla stella più vicina. Quindi capite bene che la probabilità che il Sole si scontri con Alfa Centauri è quasi simile a zero. Quante Vie Lattee, quindi quante galassie come la Via Lattea, devo mettere una dietro l'altra per arrivare alla galassia di Andromeda, che è una delle galassie nostre più vicine? Ecco, siamo arrivati alla galassia di Andromeda. Se le andate a contare sono 20. Quindi mettendo insieme solo 20 galassie, come la nostra, arrivo alla galassia di Andromeda. Invece, per arrivare alla stella più vicina dal Sole, devo arrivare 28 milioni di soli, devo mettere insieme. Quindi vedete che statisticamente è molto più probabile che si scontrino due galassie che non che si scontrino due stelle. Ecco perché poi vediamo nello spazio tante galassie interagenti. Poi ci sono anche altre cose che ne parleremo. Bene, siamo arrivati alla fine facendovi vedere un'altra cosa che uno, se non ci pensa, forse non si aspetta. Cioè, questo è il modo di muoversi dei pianeti. Vedete che i pianeti più piccoli si muovono più velocemente di quelli più esterni, ma lo vediamo meglio qui. Altrimenti questi non sono in scala perché c'è il Sole e i pianeti non sono rispettati né le distanze né la grandezza. Però vedete che Mercurio, Venere, Terra, Mercurio fa un giro e Venere deve ancora finire di fare il suo, la Terra arriva dopo. Questo è il più lento, quindi quando questo pianeta qui avrà fatto un giro attorno al Sole, Mercurio ne avrà fatti già tantissimi. Per cui qua è il modo di muoversi dei pianeti attorno al Sole. Però se noi pensiamo che i pianeti si muovono in questo modo e ogni anno che passa poi ritornano nello stesso punto dell'anno precedente, abbiamo sbagliato, perché non succede così. Quindi le orbite dei pianeti, prima si pensava fossero circolari, poi Keplero con le sue leggi aveva dimostrato che erano delle ellissi. In realtà non sono né l'una né l'altra, perché se andiamo a vedere come si muovono i pianeti attorno al Sole, dobbiamo pensare che il Sole si muove attorno alla galassia e quindi si trascina dietro tutti i pianeti. Per cui, se andiamo a esaminare il moto reale dei pianeti attorno al Sole, non troviamo né cerchi né ellissi, ma troviamo de delle cose elicoidali. Possiamo prendere uno a caso, ad esempio prendiamo questo, e vediamo che il moto di ogni pianeta non è né un cerchio e né un'ellisse, ma un moto elicoidale, perché il Sole si sta spostando in questa direzione appena al centro della galassia. Quindi, chi vuol fare un viaggio nel tempo e dire basta che io mi ritrovo lì dove era la Terra l'anno prima, sbaglia, perché in realtà deve fare anche un viaggio nello spazio, ammesso che si possa fare. E a questo punto io ho concluso tutto e vi ringrazio dell'attenzione. Tutto fatto. Abbiamo finito. Non so se ci sono domande, se ci sono superstiti. Qualcuno ti ha Dimmi. abbandonato. Sono la Giusy. Il signor Ricci ringrazia. No, domande non ce ne sono. Va bene. E io invece, il video che hai fatto adesso del moto dei pianeti attorno, che rincorrono il Sole, l'hai fatto tu o?
No, 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 quello qui si trova su internet tranquillamente. Bello. Ebbene, Bello, questo è bello. sempre perché siamo partiti col discorso iniziale che una cosa è l'apparenza, una cosa è la realtà. Quindi noi dobbiamo sempre pensare a quello che vediamo, ma dobbiamo pensare che 99 su 100 è un'apparenza. E quando cominciamo a pensare alla realtà, invece poi dobbiamo fare altri tipi di ragionamento. E quello lì mi sembrava abbastanza bello da far vedere, perché in realtà, insomma, ci fa vedere qual è il moto reale, sempre partendo dal discorso che il sistema di riferimento era cambiato. Cioè, quando abbiamo fatto vedere il movimento circolare dei pianeti è perché avevamo come sistema di riferimento il Sole. E invece, quando abbiamo fatto vedere come si muovono i pianeti in assoluto rispetto al centro della galassia, allora abbiamo dovuto far muovere il Sole, e quindi ovviamente i pianeti andavano dietro, facendo quelle traiettorie lì che abbiamo visto. Va bene, allora, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio, chiedo a Nicola di terminare la registrazione e ci diamo la buonanotte.